Ciao bellissimi, sono Grax e bentornati su Clash Royale, video sneak peek! Ebbene sì, sapete benissimo che lunedì cambierà il pass, nuova stagione quindi subito, in the shop, alla fine dello shop, ma è scaduto pure a me, controllate perché ogni 7 giorni scade, codice, non Grax, Grax, e ve lo prende, è scoppiato, fatto esplodere tutto. Comunque, codice Grax, prima dell'acquisto del pass, anche io lo shopperò, sarà un pass molto interessante. Pass natalizio, perché è la stagione di dicembre, in combo con il pass arriva il bilanciamento e ne parliamo insieme durante questo video. Voglio giocarmi la War perché è iniziata, ma perché voglio giocare la War? Perché alcune carte presenti nei miei deck war verranno nerfate. Durante il video appariranno, non vi preoccupate, ve ne parlerò durante le partite. Vi chiedo solamente in cambio un like, che è gratis. L'iscrizione, meno dei 6.000, arriviamo a 10.000, conto su di voi. È easy. E attivate la campanella. Piccolo spoiler. La Tesla, la struttura onnipresente in tutti i deck, mi sa ragazzi che è finita. Altro spoiler, potenziamento sulla rete da battaglia. Altro spoiler, spiritello fuoco. Tanti saluti. Ma la vera notizia è che con questo bilanciamento, intanto ragazzi, mi gioco il duello, è quello da 4.500, non male. Con questo bilanciamento salutiamo il deck Spawn. Hanno distrutto bellissima st'arena, hanno spaccato tutte quante le strutture. A partire dalla Fornace Goblin Hut, cioè la capanna dei Goblin, Barbarian Hut, la capanna dei Barbari, e la Tombstone. Attenzione, viene un attimo reworkata. Intanto mi gioco il match, poi dopo finito il match vi racconto un attimo quello che succede facendovi apparire tutto. Subito, deck counter, certo, c'è un pescatore di livello 12 che non è che sia incredibile. La Tesla, che è quella magari che vi interessa di più, ve lo dico subito, la signora Tesla avrà una velocità di hit diminuita, non ve sto prendendo in giro, del 9%. Quindi secondo me perde quasi un colpo. È tanta roba ragazzi, è una bella botta. Mi dispiace per la Tesla, però un po' meglio per il domatore. 2.6 quello col cannone, non il 2.8. Il 2.8 con il nerf della Tesla e dello spiritello fire, mi sa che lo salutiamo. Purtroppo mi sa che lo andremo a salutare. Occhio, qui potrei tirare un loghetto. Tanto per, forse era meglio tenerlo per il gigante royale. Però l'ho tolto. Prendiamoci 4.500. Dobbiamo ragazzi vincere. Per quanto riguarda invece tutte quante le altre strutture, vengono tutte reworkate. Nel senso, se prima una fornace durava 49 secondi e per 49 secondi ti dava un buon equilibrio, adesso la fornace dura 33 secondi. Vengono ovviamente reworkati i vari spawn, cioè spawna più velocemente il colpo, però ti dà meno predominio sul campo e allo stesso tempo perde un 17% di salute la piccola fornace. Pazzesca. Mo vi dico anche la capanna goblin. Nel frattempo gioco, non me la sto giocando neanche troppo male, eh. Però certo, un deck che mi dà un po' dei problemi, non ha la struttura ovviamente, quindi io non valorizzo la mia terremoto. Attenzione che parte subito il gigante royale, secondo me lo va a piazzare. Eccolo, immaginavo, lo mettiamo leggermente più avanti. Vado a togliere subito il barbarello senza prendere hit. Lì, buona la Valkyrie. Certo, il gigante royale al 12, ragazzi, si scioglie ed è, diciamo, la mia fortuna al momento. Mette doppia struttura, stavo dicendo, doppio personaggio, doppia truppa nel mid. Buono il colpo della Pyro, che potrebbe andare diretto sul cacciatore. Un attimo che c'è da buttare un'altra Valkyrie esattamente lì. Stavolta voglio andare a fare danni subito sul gigante, perché l'aveva pure curato. Grande Grax, buona la difesa. Occhio perché potrebbe colpirmi. Non vorrei prendere danni. Exactly, congelino. Comunque lui è livello 14, cioè c'è un deck folle livello 14. Buono il domatore che entra. Buona anche la Terry, potevo fare doppio danno, mi sarebbe piaciuto. Un attimo che sto in difficoltà. Scheletrino, Tesla, pirotecnica. Qua devo andare per forza De Valk, perché c'è la doppia truppa. Perché mi viene da di doppia struttura? Perché vengono nerfate tutte probabilmente. Domatore, dagli domatore. Terremoto, magari gli facciamo perdere un tempo di gas. Tolti gli scheletrini. E con il log abbiamo vinto. Ok, prima partita andata, andremo anche con la seconda. Per quanto riguarda la capanna goblin, da 40 secondi a 31 viene, diciamo, ristrutturato il discorso dello spawn dei goblin,
ma anche la capanna goblin perde un 17% di vita. Lo stesso la capanna dei barbari perde un 15%, dura 40 secondi e spawna più velocemente. Quindi 4 ondate di barbari li fa. Per quanto riguarda invece la Domstone, sì, ho detto bene, la Domstone, che è una cosa leggermente differente, viene diminuito il tempo, ma allo stesso tempo spawna 2 scheletrini. Quindi il deck mastino counterà ancora meglio il deck domatore. Non una bellissima notizia per il signor Grax, però tocca facce. Tanto ci perdevo prima col deck, ci perdo adesso, poco mi cambia, insomma. Vai, molto meglio andare a nerfare la Tesla. Vi ho detto tutto quello che riguarda le varie... Un attimo che do i goblin che non vengono one-shottati, perché c'ho l'ariete al 13. Vi ho detto tutto quello che riguarda le strutture. Mo' vi voglio un attimo parlare dell'ariete da battaglia, soprattutto in questo deck, che va a fare più 8% di danno per quanto riguarda il danno da connessione, quello proprio che ti arriva la botta sotto torre. Roba molto seria. Qua ci metto un arciere magico, c'ho paura del domatore. Devo un attimo concentrarmi perché sennò non riesco a vincere. Lui è sottolivellato e noi siamo contenti di questo, però se me parte nel modo giusto non la racconto. Io bridge spawn un po' tutto. Grandissima la bandit che toglie il congelino. Togli tutti quanti i goblin, preciso. E mi sa che la bandit una connessione la fa. E attenzione al Magic Archer, perché qui ho fatto una vagonata di danni. Lui ha difeso parecchio, quindi vado con un ariete. Dai ariete, bello potente. E mi sa che questo passa, eh. Avrebbe fatto 8% in più. Avrebbe fatto 8% in più. Chissà se torneranno magari dei deck win condition con l'ariete, perché adesso fa parecchi danni, ragazzi, eh. È roba seria. È un buono querpecca. Ok, questo non i... Non ha... ha itato, va bene, il dubbio ha itato. Mi sa che ci butto una velenella tattica, così velocizziamo il tutto. Buono il fantasma che va a togliere instant erboia. Lui dovrebbe avere i goblin. Io vado a mettere un bel ariete, perché con l'ariete... E un attimo, perché qua mi tocca zappà. Con l'ariete io penso che una botta a torre, salvo imprevist, speravo di farla. Comunque il mago zap mi fa andare i barbari sotto. No, attenzione, perché lui se l'è giocata molto bene alla difesa. È stato veramente molto bravo. Lì riesco a zappare. Vado di fantasma e con il domatore, quindi subito pecca. E stavolta col pecca non si può sbagliare. Comunque una hit me l'ha fatta. Non so se riuscirò a chiudere la partita, eh. Per forza la veleno per togliere goblin. Sapete che non so se riuscirò a gestirla. Fantasmello, proviamo a spammare. Non lo so, ragazzi. Lui sta a difendere nel modo più assurdo possibile. Ma non lo so. E l'ha fatta, perché lui basta una spell. Andiamo sull'ultimo match. 4.500, devo giocare bene l'ultima parte, ragazzi. Molto molto bene l'ultima parte. Ah, ma c'aveva pure il rocket, non l'ha mai utilizzato, tra l'altro. Vabbè, andiamo col deck di Ciccio. E attenzione, dato che mi nerferanno lo spiritello Fire e dato che in tutti gli altri deck ho le spell occupate, secondo voi una sostituzione di consegna royale al posto del fantasma, come la vedete? Al posto del fantasma. Il fantasma è quello che ho messo io prima. Al posto dello spiritello, come la vedete? Secondo me ci potrebbe anche stare. Ora non ho capito questo che deck c'ha. Moschettiere è così. Non ce la va col domatore. Il moschettiero lasciamo entrare. Io devo andare sulla parte di sinistra. Charmini pecca. Io qua farei 1, 2. E andiamo belli potenti a potenziare quella furia. Dagli che asse Grax, dagli che asse veloce, dagli che asse che andiamo a zappa tutto. Ci pigliamo tutto, voglio 4.500. Vorrei fare pure un annuncio, ragazzi. Vorrei fare pure un annuncio molto importante. Io qua potrei... forse dovevo utilizzare le frecce, però riesco a togliere pure quello e riesco già a ripartire. Lui ha sprecato tantissimo. Vi dico una cosa spoiler: non maxerò il 2.6. Poi vi spiego, non vi preoccupate, ci sarà il tempo per spiegare. Me ne assumo io la responsabilità di questa affermazione. Fatemi vincere il duello, perché qui la cosa si fa seria e non è che possiamo fare roba
a caso. Un attimo che devo togliermi di pecca. Lì il gigante l'abbiamo tolto. Vai del draghetto Zappen. Vai, devo metterlo un po' prima, era meglio. Quello purtroppo mi va giù, ma abbiamo comunque fatto la torre a destra. Dagli di furia, dagli di martellate, let's go. Certo, quella furia ha fatto male, ma ora potrebbe ripartirmi perché lui c'ha parecchi di sir. Quel mega sgherro non serviva assolutamente a niente. E io la Valchiria la fermo con un drago infernale, perché secondo me partirà anche con gigante sul per 2. E quindi questo l'abbiamo fatto. Forse era meglio prendere danni dalla Valchiria e basta, perché adesso il gigante, come caspita, lo fermo. Cui barbari scelti, proviamo. Occhio a quei danni. Ok, dovrebbe andare giù il moschettiere. Esatto, GG per noi. E a sto punto a me conviene partire sulla parte di destra, dato che andrò a fermare il gigante, tutto il suo push. E GG. Infatti ci metto lui. Infatti ci metto lui prima del nerf. Ci metto loro prima del nerf. Grande firepalla, però riesco a curarli. In teoria non dovrebbe essere un problema. Anzi, riesco forse anche a ripartire con doppia curatrice. E datemeli i sordi! Datemeli i sordi! Furiella tattica! Vai, gigante! Gigante! Golem dell'Isir! Carica tutto, bello mio! Ok, doppia corona. A me qua basta un drago infernal. Spiritello. E in teoria mi basterebbero anche le frecce. Però ci metto il golem dell'Isir, così sto a posto. Torna tutto dietro. Buone le frecce! E tanti saluti! Potevo pure fare tre corone, eh? Duello vinto! Allora, tornando al discorso nerf eccetera, vi ho parlato di tutto quello che riguarda le strutture, 4500 GG per noi, e ve le faccio comparire adesso, così le avete tutte qua, le potete anche scrinnare, strutture con la Tesla eccetera. Lo spiritello ve l'ho detto, no, non ve l'ho detto lo spiritello, Fire avrà un jump range da 2005 a 2000, quindi jumpa molto di meno, magari delle Goblin Gang, della roba che ha una bella raggiotazione, non riesce a prenderla. Spiritello Fire, tanti saluti. Potenziato anche il Boia, 5% di vita in più, interessante. Hanno aumentato la velocità del danno alle mascalzone, quelle lì che stanno dietro a Ciccio Pastello con la spada di legno. Colpiscono 9% più velocemente. E occhio ragazzi, perché questa è tanta roba. Hanno nerfato drasticamente la prigione, 23% in meno di vita. Ora che sto utilizzando quest'ultimo deck, mi conviene andare a fare il deck dei maiali che sfrutta sia le reclute che la prigione? Non lo so. Hanno nerfato anche la strega madre, 18% in meno di vita, quindi è fragilissima. Qui dove andate tornato, Grax, che stai a fa? Tornato instant, mi prendo una hit, però riesco a pullarlo verso la torre centrale, Mother Witch. La Tesla ve l'ho detto, il Battle Ram ve l'ho detto. Ultimi due potenziamenti, Goblin Cerbottaniere più 9 di danno, 9%, che non è male. E l'Ice Wizard, cioè il maghetto di ghiaccio, adesso farà una sorta di congelamento al momento dello spawn. Simile al mago Zap, andrà subito a frizzare tutte le truppe che c'ha sotto. Potrebbe essere interessante per quelli che magari stanno pushando. Li ghiacci, non è che li resetti, ma li ghiacci. E non è male. Qua ci metto gli sgherretti. Occhio all'eventuale abilità, me lo immaginavo. Ci tirerei pure una fireball, secondo me ci sta, eh. Perché la riesco a far andare sotto. Ha sprecato pure il bariletto e possiamo ripartire. Partita tosta, partita tosta. Comunque ottimi bilanciamenti, sono contento. Come cambiare il meta non lo so. Quello che so è che non hanno nerfato per niente i campioni, quindi i campioni sono bilanciati. Il biondone che prende a pizze tutti e te sfona tutto è bilanciato. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io chiudo il video con l'ultima vittoria. Ho detto vittoria, spero sia vittoria, ma attenzione, arriva la Valk. Potrei andare a mettere questo non mi piace. So sincero, non mi piace per niente. E quindi il gigante lo saluto. Ricordiamoci che lui ha il domatore. Lo immaginavo. Io penso che andrò a tirare un'altra firepalla lì. Almeno di sicuro acchiappo tutto e tanti saluti. Il domatore l'ho sentito. Però quello comunque carica. E va a mettere il cavaliere. Il cavaliere ti dà un equilibrio in difesa che è assurdo. Mi dispiace un po' anche per il deck quello domatore e fulmine, perché quello c'aveva la Tesla, la variante del deck 2.8. Ragazzi belli, il meta cambia costantemente, sempre diverso, sempre roba nuova. Qui ci metto il Prince.
quello diventa invisibile, ma non penso sia un problema. Potrei provare a tirare una fireball, mi tocca tirarla per forza, se no non la racconto. Ok, lui riesce a difendere, riesca a togliere la Valk, non riesca a togliere la Valk. Non so se mi conviene, fa un po' di pressing, ma quasi quasi lo faccio all'altra parte perché tanto non c'è più la struttura. Ci metto gli sgherri e ci metto il principe che carica, che va a speronare. Esatto, togli tutti gli sgherri, ovviamente la pirotecnica mi dà problemi. Però il gigante stavolta... che gigante de che, lui ha difeso perfettamente. Lui ha difeso perfettamente. Dall'altra parte lascia entrare il colpo. E io vi ricordo che c'ho pure la torre centrale attiva, ma lo stesso non riesco a gestire niente. Qua cerco di tenerli tutti quanti sulla parte destra, riesco a fare un danno. Non mi piace la situazione. Fireball, brutto deck. Perché c'ha sia la torre bombardiera che la Valchiria e il cavaliere. Tutte e tre le carte mi difendono il gigante, il principe e tutto. Provo a fare una pushatina. Bisognerebbe forse cambiare lane coi principi, ma... quanto può funzionare? Ok, questa è ottima. Questo viene difeso. Lì riesco a togliere un bel po' di roba. Attenzione, doppio principe. Guarda la Valchiria che pressing che fa. Incredibile. Butta tutto a mid. Ok. E c'ho il principe sotto torre. Corri, corri, corri la fireball. Questi sono danni importantissimi. Vai Prince. Vai Prince. Vai Prince. Ma sei uno spettacolo! Ma sei uno spettacolo! Ragazzi, vi chiedo solo l'iscrizione, il like, la campanella e il codice Grax come baratto. Vi ricordo, il codice Grax è fondamentale per la shoppata del pass. E vi faccio una piccola anticipazione dicendovi che non maxerò completamente il 2.6. Capirete il perché. Un bacio a Grax, grazie mille per il supporto. Appariranno durante il video tutti quanti i bilanciamenti. Ciao belli, ciao ciao.